Nella chiesa di Sant'Agostino a Cortona, oltre 100 opere, da Topolino a Minni, da Paperino a Zio Paperone e molti altri ancora. Non poteva infatti che prendere il via con un omaggio ad uno dei grandi maestri della Disney il primo weekend di Cortona Comics. È stata così inaugurata la mostra di Giorgio Cavazzano che dal 1968 disegna ed illustra Topolino. Ormai viene considerata la nona arte, il fumetto. Il fumetto è trasmettere emozione, è trasmettere gioia, è trasmettere capacità interpretativa. Io faccio disegno fumetti da tanti anni e sono il regista, il tecnico delle luci, il costumista, insomma sono completamente, faccio parte di questo mondo e ti posso dire che la fantasia non ha nessun limite. A Cavazzano anche il premio Iacovitti e la carriera nei 100 anni della nascita, con l'intervento della figlia Silvia e il video registrato da Vincenzo Mollica per Cortona Comics. Questo fine settimana a Cortona è stato così un susseguirsi di appuntamenti, incontri con gli autori e presentazioni di libri che hanno coinvolto il pubblico presente e i bimbi intervenuti. È veramente un mondo trasversale che segue tutte le età, e tant'è che noi tutta la settimana che viene fino al prossimo weekend, dove ci saranno nuovamente i disegnatori, avremo tutte le scuole della nostra zona presenti qui che interagiranno con la scuola del Comics Internazionale di Firenze. Quindi sarà una grande esperienza per tutti i nostri ragazzi. Abbiamo l'intenzione ogni anno di ripetere il Cortona Comics perché per noi è fondamentale soprattutto vedere anche tanti giovani che mettono a disposizione il proprio impegno, la propria conoscenza del fumetto e quindi una grande realtà che può essere sviluppata. Giovedì sera invece appuntamento con il concerto di Tananai che farà da preludio al secondo weekend della manifestazione dedicato questa volta a Tex Willer e ai supereroi. Chiuderemo credo con il botto perché prossimo weekend avremo i maestri della Marvel, Bonelli, quindi supereroi, Tex Willer, venite perché vi divertite.